Sì, queste iniziative che coinvolgono i giovani, i ragazzi sono sempre meritevoli, sempre iniziative importanti. Poi oggi si parla di social e questo è ancora più importante perché si tratta di un argomento molto vicino al mondo dei giovani, si tratta del loro linguaggio, del loro mondo e questo è importante perché può essere lo spunto per confrontarsi in maniera più approfondita, più chiara con loro per capire meglio quali sono i loro problemi e i problemi di questa terra così bella e difficile come quella calabrese. Quindi sono sicuro che sarà un incontro ricco di opportunità e di crescita. E allora iniziamo subito. Io chiamo sul palco la scrittrice Paola Bottero, il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Antonio De Bernardo, e l'assessore regionale, dottoressa Federico Rocisano, che credo che ci raggiungerà tra un poco. Prego. Inizio io così? Buongiorno ragazzi, siete bellissimi, veramente belli. Dunque, parlavamo ieri con questo ragazzo, giovane giovane, che è anche un punto di riferimento della nostra regione, della nostra nazione, perché quello che sta facendo nella Locride, ma non solo, in tutta la Calabria è sostanziale. Parlavamo di cosa poteva essere più importante andare a toccare quest'oggi per stimolare un dibattito. Noi siamo qui più che per parlarvi, per ascoltarvi e per rispondere alle vostre domande. Per quanto mi riguarda, in relazione ovviamente a quello che ho scritto, per quanto riguarda Antonio, credo in relazione a un'infinità di cose, perché sono veramente tante le cose che ci potrebbe dare come stimolo. Ovviamente partendo dal libro Facebook, i primi interrogativi sono a che punto siamo arrivati? A che punto siamo arrivati con l'utilizzo dei social network che ormai fanno parte della nostra vita? Voi, non so se stamattina avete già twittato, avete già messo qualche post su Facebook, ma dai sorrisi che vedo immagino proprio di sì, perché è diventato un modo per esprimersi, è diventato un modo per condividere. Ed è un modo molto importante, un modo che aiuta a condividere, a far sapere, a discutere. Rischia però di diventare, come tutti i mezzi, nel momento in cui di un mezzo si dimentica l'uso e si inizia a andare sull'abuso, rischia di diventare un qualcosa che stacca completamente dalla vita. Questo è il tema essenziale che io ho sviluppato nelle 18 vite incatenate di Facebook, cioè quel momento in cui si dimentica di essere, si dimentica di vivere e si pensa solo ed esclusivamente a rappresentarsi. E quindi la condivisione non diventa più un essere a colloquio come siamo questa mattina, un confrontarci. Ma diventa un postare la foto di quello che si è mangiato, si sta per mangiare, postare la foto di quello che si è visto, si è fatto, si è vissuto nella giornata e dimenticare di viverlo. Questi sono i temi fondamentali. E le domande che ieri facevo ad Antonio erano proprio quanto i social possono aiutare, perché di questo stiamo parlando, a scoprire mondi che è difficile scoprire, a scoprire questa noce chiusa nella quale bisogna trovare scalfiture per entrare e riuscire a comprendere meccanismi, persone, vite, vari movimenti di relazioni personali che in realtà sono parte sostanziale della vita di chiunque e anche parte di chi vive, decidendo di dare la propria vita alla criminalità organizzata. Queste sono un po' le domande, tanto per iniziare a mettere dei punti. Io del libro non ne voglio proprio parlare perché voglio che siate voi a parlarne, quindi aspetto da voi quanti più suggerimenti possibili. Un vostro insegnante prima che salissi mi diceva che ha trovato, bontà sua, dei bei riferimenti con Pirandello. Il senso forse è proprio questo. Chi siamo? Siamo uno, siamo nessuno, siamo 100.000. Chi siamo in realtà? Siamo quello che rappresentiamo, siamo quello che vogliamo che gli altri vedano di noi? E queste sono le domande. Però io vorrei che Antonio, che riesce sempre a semplificare moltissimo tutte le cose, provasse a entrare ovviamente nel lecito, in quello che ci puoi dire davanti a telecamere e ragazzi.
entrare nell'importanza dei social, in quello che i social possono fare per una magistratura inquirente che ha avuto grosse difficoltà a penetrare nella noce chiusa, come può cambiare l'utilizzo e lo studio dei social network questo tipo? Poi se vuoi dire anche qualcosa del libro va bene. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Tu dicevi chi siamo? Siamo uno o più persone in una. Quando ho accettato l'invito, in mezzo a tanti altri impegni, siamo riusciti a trovare il modo di partecipare. L'ho sempre preso dallo stress di come fare a venire qui. Poi quando, come in altre cose, rivengo qui e vedo tutti questi giovani, mi ricordo chi sono pure io e quindi mi torna il sorriso e mi dimentico tutte le altre cose che dovevo fare, quindi sono molto felice di essere qui e vi ringrazio dell'invito intanto e ringrazio voi tutti che siete venuti. I social sono, intanto non è soltanto Facebook, ma tutta una serie di altre diavolerie, diciamo così, come le chat. Sono innanzitutto uno strumento, sono prima uno strumento e poi un fenomeno sociale. Come strumento rappresentano un'opportunità per gli inquirenti come per la criminalità organizzata. Noi ovviamente riusciamo ad avere ulteriori opportunità di conoscenza attraverso indagini tecniche, anche attraverso i social, anche attraverso le intercettazioni, riusciamo a capire notizie in più anche sulla criminalità organizzata, però purtroppo è uno strumento anche ben utilizzato dalla criminalità organizzata. Noi non dobbiamo pensare a Mandangheta soltanto come fenomeno che radici arcaiche, che anche questo ovviamente, poi se ci sarà spazio e tempo ne parleremo, ma è un'entità criminale che ha sempre dimostrato di sapersi adattare all'utilizzo delle nuove tecniche, è sempre stata molto al passo con i tempi, penso soprattutto al narcotraffico, ai grossi narcotrafficanti che si muovono con un'assoluta agilità e dimestichezza, diciamo, nell'utilizzo di questi software, e questo è, come dire, la frontiera che c'è sempre nello sfondo da chi cerca di fare le indagini, cerca di riderle, quindi un ulteriore step, diciamo, cambiano gli strumenti, ma il filo conduttore è sempre lo stesso, insomma noi abbiamo nuove difficoltà a rintracciare le comunicazioni attraverso i social, con problemi giuridici che vi sto a dire, sono veramente complicati e che attengono anche alla libertà di ognuno. Recentemente negli Stati Uniti c'è stata un'importante decisione in cui il giudice ha deciso che si potevano decryptare con un provvedimento dell'autorità giudiziaria dei dati sensibili, dei dati personali, per fare le indagini. Molti di questi social sono gestiti da multinazionali, comunque da società che hanno sede in stati stranieri o che possono cambiare la loro sede in un giorno e sottrarsi così alla legislazione di quello stato per impedire di dare comunicazione di alcuni dati. Quindi l'altra domanda è chi decide che cosa in un mondo in continua evoluzione, a quali regole ci dovremmo attenere e chi deciderà queste regole. Gli scenari sono, come potete immaginare, quasi imprevedibili. Però dicevamo che i social sono anche un fenomeno di cambiamento della società. Lo dicevo prima, che non c'è essere incontro, l'unica cosa che mi viene in mente di paragonabile, diciamo, all'avvento dei social è forse l'avvento e la diffusione della televisione, che ha cambiato, lo sappiamo, oggi lo possiamo dire, dopo tanti anni ha cambiato, poi sono confermata la dottoressa, ha cambiato profondamente la nostra società, e credo che la stessa cosa, anzi forse in maniera ancora più devastante, più penetrante, sta avvenendo in questi anni con i social. Quindi da quest'altro punto di vista, come ogni fenomeno sociale, anche il fenomeno criminale, il fenomeno
benissimo, è toccato da questo cambiamento. E qui il discorso cambia completamente, secondo me. Cioè non è più un discorso di come si utilizza il mezzo tecnico e quindi se noi riusciamo meglio a fare le indagini o loro riescono meglio a dividerle, ma essendo anche da un fenomeno sociale, come, in che modo, attraverso quali passaggi questi cambiamenti possono cambiare anche quel fenomeno sociale, anche il modo di comportarsi, il modo di interagire degli indrangheristi o di coloro che si affacciano al mondo indrangherista. E secondo me qui le riflessioni sono molto più complesse e secondo me quello che colgo sono analisi ancora molto, non possono essere che molto provvisorie, perché ci vorrebbe un altro Pasolini, che Pasolini, che è il più grande profeta, diciamo, dopo Nostradamus. Se uno legge oggi Pasolini, cosa ha scritto Pasolini negli anni 60, ci trova quello che è successo nei successivi 40 anni. Ci vorrebbe qualcuno che conoscesse così bene la nostra realtà adesso come la conosceva Pasolini per dirci esattamente cosa sta per succedere. Però dei segnali già ci sono. Io sicuramente noto nei meccanismi di Facebook dei virus che secondo me andranno ad intaccare anche il modo di interagire, di pensare dell'andrangheta, secondo me sgretolandone alcuni dei capisaldi, secondo me fondamentali, che rendono l'andrangheta così, così forte e così compatta. Non voglio dire che Facebook sconfiggerà l'andrangheta al posto di lo deve fare, ma ci sarà un cambiamento, sarà una criminalità secondo me destinata ad essere diversa da quella che è sempre stata. Adesso non so se sarà un bene o un male peggiore, questo lo vedremo, però l'andrangheta si è sempre basata su una visione molto chiusa della società, su dei concetti di omertà e di riservatezza che ne hanno sempre costituito, diciamo, uno degli ingredienti più importanti e caratteristici. Se pensiamo invece che Facebook induce tutti noi a condividere con tutti la nostra vita privata, i nostri spostamenti, i nostri gusti, le nostre amicizie, noi ci sono stati casi in cui abbiamo potuto ricostruire vicende e rapporti anche attraverso Facebook. Su Facebook ci sono fotografie, noi a volte facevamo tante difficoltà per dimostrare che una persona si era incontrata con un'altra, cioè, o ricostruire vite intere di rapporti familiari, personali, di relazione. Facebook ci induce a dire la nostra opinione in continuazione. Il concetto di mi piace, che un click implica continuamente che io dico questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, è basato proprio sul ci richiede proprio di dire la nostra su qualunque cosa. E quindi secondo me quella visione chiusa del mondo, per cui il mondo inizia e finisce nel piccolo paese dove poi il nucleo centrale dell'organizzazione criminale insiste e fonda il suo potere, quell'orizzonte si sta inevitabilmente aprendo. Questo sia in positivo, non voglio essere troppo ottimista, diciamo, una volta tanto, però, sia perché ciascuno di voi attraverso questo strumento ha delle possibilità nuove, secondo me enormi, di confronto col resto del mondo, sia perché, ripeto, l'idea che il sistema di valori sia solo quello che gira intorno alle persone che conosco del mio paese, alle persone che costituiscono il microcosmo nel quale sono nato, cresciuto e dove rimarrò per sempre, beh, questo secondo me già appartiene al passato. Questo non può non, secondo me, non modificare il modo di relazionarsi. Noi vediamo persone ricercate con provvedimenti di cattura che sono all'estero che... Io ti interrompo un attimo per dirti una cosa, perché ricordo quando ho scoperto, tipo 16 anni fa, i media locali, all'epoca quando si parlava di informazione si parlava di carta stampata.
quindi c'erano le due grosse redazioni di Gazzetta del Sud e Quotidiano e poi altri giornali che hanno avuto una vita più o meno breve, più o meno lunga. E ricordo che quando venivano pubblicate determinate foto c'erano gli inquirenti che andavano in redazione per farsi dare anche gli archivi, perché magari determinati personaggi sconosciuti erano stati fotografati in occasioni tipo la festa della Madonna piuttosto che altre cose, ed era quello il mezzo per riuscire a unire i puntini, a fare collegamenti. Oggi questo non vi serve più. Cioè, oggi con Facebook tu stai, questo stai dicendo. Quindi da una parte la positività di questo tipo, dall'altra la positività dell'allargamento sociale anche di piccoli nuclei cittadini. Quindi i cittadini che una volta non vedevano al di fuori del proprio confine, oggi hanno una visione globalizzata. Sì, secondo me, io stavo per fare l'esempio non soltanto della foto che tu recuperi a ritroso, ma addirittura noi abbiamo avuto casi in cui un soggetto ricercato ed era all'estero, quindi dovevamo fare tutta la procedura di estradizione per catturarlo, ha postato... Adesso avete la geolocalizzazione. No, ha postato che andava ad un raduno di motociclisti a Genova, siamo andati e l'abbiamo arrestato, per dire. Un bel colpino, diciamo. Sì, no, perché si perde di vista, questo è, poi uno, ci sono anche i rischi, diciamo, poi ne parleremo, perché poi questo vale nel bene e nel male, c'è un'opportunità, ma è anche il rischio di perdere di vista la realtà, pur di appunto manifestare qualcosa all'esterno, appunto difendo addirittura dove ci si trova quando sei ricercato dalla polizia, oppure persone che sono fotografate, cappucciate, con i mitra e poi sono taggate con i nomi, cioè cose così, ecco. E per cui... Ma si mettono con nome finto o vero su Facebook? No, usano ovviamente anche profili fittizi, però diciamo attraverso la rete, che poi è un meccanismo, tanto credo che chiunque di voi lo conosce meglio di me, che l'altro io non ce l'ho manco più. Infatti questa è una notizia, Antonio De Bernardo non lo troverete su Facebook, come ovvio immagino. Ti dovrei fare una pagina, un profilo personale, no? Anch'io quello finto, prima o poi. No, per cui tutto il meccanismo delle amicizie, cioè, consente una tracciabilità che prima era impensabile. Andare a ritroso anche a trovare immagini di incontri, di foto, sapere in determinato giorno cosa è successo. Tutto questo è la negazione della riservatezza e dell'omertà che ha caratterizzato sempre la cultura delle organizzazioni criminali. Anche il fatto, ad esempio, le nuove generazioni degli interpretisti che magari vanno all'estero, cominciano a studiare all'estero, conoscono persone, si fidanzano con persone di altri paesi, ecco, nelle conversazioni che intercettiamo noi notiamo il disappunto e la contrarietà dei padri rispetto a tutti questi elementi di novità che vengono dal loro punto di vista, secondo me giustamente, visti con timore e sospetto, perché tutto quello che è il cambiamento così radicale mette in crisi, diciamo, gli schemi che sono sempre stati alla base del modo di vivere, di pensare, di vedere anche il futuro in modo distorto, diciamo, delle organizzazioni criminali. Per cui, ripeto, tante opportunità, tanti rischi, sicuramente una realtà che va cambiando velocemente, per cui oggi non possiamo dire quello che viene sarà meglio o sarà peggio, secondo me possiamo già dire che sarà diverso, sarà tutto diverso, sarà diverso anche per le organizzazioni criminali. Io tra il resto, mentre parlavi, mi sono fatta venire in mente una cosa che mi è successa parecchi anni fa, però già lì ho capito che cosa poteva essere Facebook. Ho ricevuto delle minacce via Messenger, cioè non c'era ancora Messenger, c'era la posta privata di Facebook, avevo scritto un articolo su una vicenda di 'Ndrangheta e una signora mi ha postato in privato, prima chiedendomi come mai avevo scritto questa cosa, io ho risposto molto gentilmente. E questa mi ha detto: sono la moglie di, tu devi stare attenta dove vai a passeggio, dove vai a mangiare, perché noi sappiamo chi sei, noi sappiamo dove sei. E io lì per lì ci ho riso sopra. In realtà però può essere anche pericoloso questo tipo di problema, perché sei molto più rintracciabile e stranamente, mentre quando ci si incontra di persona è difficile insultare, su Facebook diventa una cosa molto facile, la parolaccia ti scappa dalla tastiera,
la minaccia ti scappa dalla tastiera. Voi vedete probabilmente molto spesso anche su profili pubblici discussioni in cui si trascende totalmente da quelle che sarebbero le regole base di un rispetto umano. Figuriamoci nella posta privata, quindi io non so quanti casi ci siano di questo tipo, io ci ho riso veramente sopra, però immagino che ci siano molte cose, poi qualcuno magari ad arte se la monta, perché conosciamo bene la voglia di rappresentarci. Andy Warhol parlava del corto d'ora di celebrità che ciascuno di noi cerca e ottiene nella propria vita. La nostra vita, la vostra vita è nata, voi non ci eravate ancora quando è nata Non è la Rai, la prima esperienza in cui ci siamo accorti che questo mondo era cambiato. Dentro la televisione è cambiato ulteriormente la televisione, perché la televisione era, diciamo, pubblica, c'erano determinati tipi di programmi, e poi Boncompagni si è inventato Non è la Rai, si è inventato l'etero diretta, bravissima peraltro Ambra Angiolini come attrice, all'epoca era una ragazzina di 14 anni con la cuffietta, riceveva gli input di quello che doveva dire e rappresentava quello che Boncompagni credeva essere il modo giusto per entrare negli adolescenti, e ha iniziato una strada che oggi conoscete bene. I talent li conoscete, i tronisti li conoscete, Isola dei Famosi, Amici, ci sono talmente tanti format in cui sembra che diventare popolari e famosi sia facile, che tutta la realtà viene un pochettino sviata. Qualcuno si rende conto che ci sono dei meccanismi strani e che non è dato a tutti l'accesso a quei mezzi. Qualcun altro invece crede che sia possibile farlo, e quindi tramite tutti i social, YouTube è un altro dei social che sta creando grossi problemi in questo senso, fanno cose veramente ai limiti dell'umanità. E questo è il pericolo. Quindi se da una parte c'è questa bontà del mezzo, questa capacità di non essere più soli, dall'altra parte c'è il rischio di esserlo troppo. Perché chi sta troppo su Facebook, chi si affida troppo ai social dimenticando la vita, rischia di dimenticarla totalmente. Quindi rischia di rappresentare la propria solitudine credendo di non essere solo. Ed è esattamente poi il tema di Facebook. La paura che determinati tipi di assuefazioni a un mezzo che ti sembra di darti una condivisione costante ti faccia diventare poi esageratamente sole. Io non so quanti di voi hanno letto il libro, quanti di voi sono arrivati fino all'ultimo racconto, che è quello che dà il titolo al libro. Il senso è proprio questo: si parte poco per volta approcciando al mezzo tanto per capire di che cosa si tratta, e poi poco per volta ci si assuefa, quindi diventa sempre più obbligatorio, qualsiasi cosa si faccia, andarla a postare, andare a mettere un commento, andare a vedere l'effetto che fa, andare a contare i like, andare a studiare chi ha più like di noi per riuscire a entrare nel meccanismo. Questo diventa il problema, e arriva a Facebook l'ultimo racconto in cui la protagonista si dimentica totalmente di vivere, perché la sua vita è social, non è più sociale. Cioè basta togliere una E e si toglie tutta l'umanità, questo è un po' il senso. Che cosa ne pensi del libro? Che cosa ti ha dato? Faccio anche l'intervistatrice, già che ci sono. No, il libro, io ho letto anche il tuo precedente Carta Vetrata, e ho ritrovato molti parenti del personaggio principale del libro precedente. Descrivi benissimo lo squallore a cui si può arrivare appunto attraverso questo meccanismo perverso che hai appena descritto, cioè isolarsi proprio attraverso l'apparente condivisione con chiunque di ogni passaggio della propria esistenza, in realtà creando un isolamento completo persino dagli affetti più cari. Insomma, devo dire, ho trovato un libro molto forte da questo punto di vista. Prego. Mi permetto anche, ha una strettissima connessione con la liquidità che Bauman ha più volte illustrato, laddove, come dicevano loro giustamente, il senso del tempo perde una dimensione umana e personale. Infatti in questa società non siamo sempre persone, siamo individui, che non è sempre una modalità elegante per essere chiamati come esseri umani. Abbiamo perso il senso del contatto
con i nostri sensi, il tatto di una stretta di mano, le orecchie per ascoltare, per poter parlare proprio, per guardare negli occhi, per poter esprimere, cioè questa piattaforma che nel caso del dottor De Bernardo offre degli spunti di indagine notevoli, e ovviamente che questo è l'uso migliore che si possa fare insieme ad altri ovviamente, se non si sa gestire, e non la si sa gestire quando mancano alcuni strumenti, che mancano spesso quando ancora non siamo troppo maturi, diventa... Mi permetto di dire che mancano anche che siamo maturi, anzi io vedo che loro lo sanno fare molto meglio di noi. Io non l'ho avuto fino a un anno fa, vi dico la mia esperienza personale, perché io mi rifiutavo totalmente di capire di che mondo si potesse far parte postando delle foto di quando mangio, quando esco, dove vado, con chi vado, cioè i fatti miei mi sembravano un pochettino un po' personali, no? Poi ho perso un'occasione che era un convegno, e quando ho saputo a ridosso della data, e non era in città, a Reggio, che c'era, io ho chiesto alla mia amica, dice, ma tu non eri su Facebook, l'abbiamo visto tutti, tu non, se non ti fai Facebook noi queste informazioni non riusciamo a passare, non ti posso telefonare, testualmente mi ha detto, non ti posso telefonare ogni volta che ti sfugge un'informazione via mail, perché per me già la mail era più che sufficiente. Allora io l'ho aperto questo profilo, mi rendo perfettamente conto che è facile questa dilatazione del tempo e questo restringimento dei rapporti umani, cioè va lì, metto un like, no? E sono in contatto con te, con lui, con l'altro, cioè, c'ero, qualcuno dice, l'ha sentita lei? No, ma ha messo un mi piace quando io, l'altro ieri ho postato questa cosa, quindi ci sono, esisto con questo ok, con la, col dito, col pollice verso, cioè, adesso c'è anche il cuoricino, la, adesso si sono perfezionati perché dobbiamo esprimere, perché siccome non ci guardiamo negli occhi col cuore che tengo premuto di più, cioè è una gran fatica in effetti sostenere per me che la vostra età l'ho passata molti decenni fa ovviamente, quindi non sono cresciuta abituata a questa modalità, però è l'utilizzo che ci paragona a tanti esseri nelle mani di chi ha ben capito dove ci voleva portare, io dico ci, così mettiamo tutti dentro, dove ci voleva portare, e non è la domanda che ha creato l'offerta, in questo caso il meccanismo è stato, io ti prendo attraverso questo sistema, ti do quello che tu credi di volere, e in questo modo tu sei mio. Da lì passa non solo che ti parli col compagno, se hai fatto i compiti o no, o se uscite il sabato sera, ma passano delle pubblicità, passano delle informazioni, cioè Facebook è anche un luogo dove tra l'informazione e la controinformazione, e io non sono giornalista per cui talvolta mi serve un'informazione sana, autentica, io mi confondo, quindi non mi è utile per trarre delle informazioni, cioè non mi fido, perché ci sono quelle che vengono chiamate le bufale, sono altri canali per avere delle informazioni serie e calibrate e valutate, e allora rimane un problema da saper gestire, sul quale la cosa più importante, motivo anche per cui adesso voi che l'avete letto, perché l'hanno letto, potrete fare le vostre domande alla scrittrice, necessità di capire quali sono gli strumenti anche e in che cosa, se vi sono venuti dei dubbi, si può lavorare. Intanto, secondo me, lo stiamo già facendo parlandovi. Voi sentite il mio tono di voce, io vi guardo, voi guardate me, ci vediamo, ci ascoltiamo, siamo venuti camminando e non salutandoci via Facebook con un like, ci sarò e non ci sono. Siamo venuti, ci possiamo stringere le mani, e questo è già un lavoro, una modalità, perché dal mio punto di vista, per le mie competenze, la comunicazione è alla base principale dei rapporti umani, e Facebook, che si pone come un elemento comunicativo di grande trasporto, in realtà è l'affare del secolo dell'anticomunicazione. Io non so se voi volete aggiungere altro, ma siccome so io vorrei ascoltare loro, vorrei assolutamente quindi, ascoltare ecco, loro. Adesso chi vuole iniziare per perché lo so che li avete senza fare i timidi. Buongiorno, sono Maria Mazzarella, Fernando BTT, e avevo una domanda da porle. Nel racconto di Egeri singolo era una categoria. Non ho capito quale racconto, scusa. Avvicina il microfono. Ok. Allora, lei singolo era una categoria, donne casalinghe, donne belline,
e nella terza categoria inserisce Ornella, ovvero la Luna Cervello. Lei si rivede nella protagonista? Grazie, bellissima domanda. Allora, quando si scrive si è sempre protagonisti, nel senso che è impossibile scrivere di emozioni senza passare da quello che si è vissuto. Quindi è chiaro che in ogni personaggio, positivo o negativo che sia, in automatico ci si mette qualcosa di sé. È ovvio che mi dispiacerebbe essere la protagonista, perché una protagonista è terribile. È altrettanto ovvio che i miei personaggi vanno a esasperare alcune cose che a me non piacciono, anche di me. Diciamo che Facebook è nato per andare a guardare i lati negativi, veramente negativi, di tante cose che anch'io ho vissuto, e per cercare di esasperarli imparandone i valori negativi e allontanandomi da queste cose. Io chiaramente, per fortuna, non ho mai avuto nulla a che fare con i meccanismi di Ornella, ci mancherebbe. Però ho avuto un periodo di vita in cui ho visto tante persone che come Ornella si comportavano. Scrivere di lei e scriverla in modo così forte è stato un modo per allontanarmi per sempre da quel modo di scrivere. Citava prima il magistrato il libro Carta vetrata, quello mio precedente, che è Demi Romeo. Demi Romeo, il protagonista, è un giornalista di Reggio Calabria che fa finta, cioè, viene coinvolto in una stupidaggine di criminalità spicciola, però fa credere di essere stato intimidito dalla 'ndrangheta, e su questo costruisce una carriera. Nel mio campo, che è quello innanzitutto del giornalismo, può capitare di farsi prendere la mano e vedere che vengono travisate determinate cose, vengono pompate, e sulla sponda di questa crescita si diventa personaggio. È stato un modo per dire anche a me stessa: stai attenta. Un conto è avere un consenso, un conto è avere persone che ti seguono, che è una cosa bellissima, soprattutto per la condivisione. Altro è costruire un personaggio dimenticando di essere persona. Il senso di Facebook, come di Carta vetrata, è proprio di andare a guardare, analizzare ciò che di negativo anche io, magari una volta solo nella mia vita, ho avuto come pensiero, non necessariamente come azione, e svilupparlo in modo da capire che non è la vita mia, non è il mio modo di vedere le cose, non è il mio modo di vivere. Però dare la possibilità di comprendere che esistono persone che vivono in questa maniera e in qualche modo denunciarle, proprio come ho denunciato la parte giornalistica che con troppa facilità arriva a celebrare se stessa invece che l'informazione, che è l'unica cosa che dovrebbe celebrare. Non so se ti ho risposto. Ti ho risposto? Ok. Abbiamo un'altra domanda. Buongiorno, mi chiamo Cristina Simonetta e vorrei chiederle perché in ogni capitolo... Fate una cortesia, mi date del tu, mi imbarazza questo. Grazie. D'accordo. Perché hai deciso in ogni capitolo di trattare una storia diversa e non una storia con un susseguirsi di fatti? Perché in realtà siamo delle frammentazioni di noia. C'è stato un momento in cui le storie complete, i personaggi completi potevano essere molto ricchi. In questo mondo frammentato, parlava prima la moderatrice di Società Liquida, in realtà siamo arrivati a quella gassosa, perché Bauman non è arrivato a quello. Siamo molto tipicizzati da piccoli particolari, da piccoli problemi che diventano poi la caratura del personaggio. Quindi andare a mettere addosso a un unico personaggio tutte le possibili sfaccettature negative della voglia di popolarità non sarebbe stato credibile. Analizzando invece in ciascun personaggio quelli che sono i mali del nostro tempo, perché poi di questo stiamo parlando, mi sembrava molto più facile per delineare nell'ambito di ciascuna storia un problema
e riuscire anche a toccare tante, tante storie, tanti profili, tanti personaggi, tanti luoghi, perché poi a Facebook spazia in tutta Italia, proprio per dare il senso che non esiste una Calabria, un Piemonte, un Lazio, un Veneto, ma siamo tutti nella stessa, si chiama M, siamo là, siamo tutti là, ci fermiamo tutti là. Buongiorno, sono Francesca Lucitano, frequento il TT. Le volevo chiedere come pensatrice e scrittrice, come pensa di arginare la corruzione anche a livello dirigenziale? Guarda, se avessi la ricetta credo che sarei vicino a Palazzo Chigi e vicino ai loro... come penso? Penso sarebbe bello saperlo. Io penso che la corruzione sia un altro male dei nostri tempi, nel senso che proprio per le ragioni per cui ho scritto Facebook, proprio perché è molto facile arrivare a rappresentarsi, dimenticare l'umanità, dimenticare quello che è la base di ciascuno di noi, proprio per tutte queste ragioni si arriva anche alla corruzione, perché è la via più facile. Quindi è molto più facile farsi corrompere che resistere alla corruzione. E ti assicuro che se si entra in determinati posti è impossibile non ricevere una richiesta di corruzione. Ci sono persone che decidono di farsi corrompere perché è il loro modo di vivere, ci sono persone che arrivano ad essere corrotti. È anche vero che c'è una tale povertà, c'è un tale sistema sociale che si è involuto su se stesso, che è molto difficile dire di no. Ci sono persone che hanno difficoltà a mangiare. Detto questo, la corruzione è dentro di noi, siamo noi corrotti o non corrotti, sta a noi decidere qual è il proprio prezzo. Io ritengo, non ho possibilità di dire quello che succederà domani, però fino ad oggi io ritengo che dire no alla corruzione sempre, ma innanzitutto alla corruzione morale, etica, e poi a quella dentro i palazzi, sia l'unico modo per rimanere umani. Farsi corrompere vuol dire che non si vale veramente niente. Allora, io sono Andrea Pessinis, volevo chiederle, lei vive tra Roma e Reggio Calabria, come mai ha scelto come terra d'adozione Reggio? Io ho scelto come terra d'adozione la Calabria e poi casa ce l'ho a Reggio perché la casa editrice è a Reggio, perché comunque ci sono varie cose che a Reggio ti permettono di muoverti meglio nel lavoro che faccio. Mi sono innamorata di questa, sono arrivata in questa terra per lavoro nel 2000, in un ambito dove corrompere ed essere corrotti è molto facile, cioè quello appunto dell'amministrazione pubblica, io sono comunicatore, facevo il comunicatore politico. E ho visto tutto ciò che non mi piaceva, quindi sono scappata, proprio perché è vero che vivi cercando di essere puro, però alla fine stando nel fango qualche schizzo ti arriva, quindi ho detto evito il fango e me ne vado. Mentre ho deciso di andarmene, proprio nel momento stesso in cui ho deciso di andarmene, ho conosciuto delle persone meravigliose. Uno c'è proprio lì vicino, si chiama Mario Congiusta, sotto di te, è lì. Ho conosciuto persone che hanno provato davvero quello che è la corruzione, quello che è il malaffare, quello che è la mancanza di umanità. E nonostante il fatto che avrebbero tutto il diritto di agire in tutt'altro modo, continuano a lottare perché credono che sia possibile fare qualcosa per impedire che quello che è successo a loro. Mario ha perso suo figlio, Gianluca Congiusta, che è stato ucciso. Accidenti. E purtroppo come lui ci sono centinaia di persone in questa terra. Vedere la forza di persone come lui mi ha permesso di vedere la Calabria bella. E la Calabria non è bella, è bellissima, è una terra che odio tantissimo dal punto di vista di ciò che non funziona in questa terra e che amo in un modo esagerato per tutto ciò che è bello. È talmente bella che è una terra che ti richiamo. Quindi vivo a Roma, sono residente a Roma, la Calabria mi ha richiamato, ormai a Roma ci vado giusto per vedere che non mi scoppi casa o che il boiler non perda troppa acqua, perché sono praticamente sempre qua. Ed è una terra che ti può dare tanto, soprattutto perché quando ci sono persone come voi, incontri come voi, purezza come quella che esprimete voi, si capisce che
siamo stati noi a consegnarvi qualcosa di sbagliato. È anche un modo per pagare il mio debito. Io ho vissuto per troppo tempo pensando che la Calabria, come tutto il meridione d'Italia, come mi veniva raccontato prima a Torino e poi a Roma, fosse una terra da dimenticare, una terra di malaffare, una terra in cui ci si spara, non c'è niente, non c'è nient'altro che criminalità. Non è vero. E quello che voglio fare, se posso farlo, è dare il mio contributo, cioè spiegare a chi non ha avuto la fortuna di conoscere questa terra quanto bella è questa terra. È l'unico modo per spiegarlo, è starci. È facile parlare da un altro posto e dire che bella la Calabria. Bisogna viverla, vivere le sue contraddizioni e resistere ogni giorno, come fate voi e come fanno tutti i calabresi. Grazie. Io non ho una domanda, ma ho fatto delle considerazioni riguardo due dei capitoli che ho letto. Infatti ho avuto il piacere di leggere parte di questo libro Facebook e sfogliandolo quindi mi sono soffermata sui titoli che più mi colpivano. Due di questi sono stati Ali, in quanto il senso di libertà che sprigiona questo termine mi ha sempre affascinato, e Conchiglie, perché mi ricorda la spiaggia e il mare, di conseguenza il mio paese, che spesso viene ricordato più per gli aspetti negativi che quelli positivi, ma che sempre porterà nel cuore. E il bello è stato scoprire poi che una volta letto il contenuto mi ha colpito ancora di più del titolo. Il primo Ali ha suscitato in me sicuramente indignazione e incomprensione nei confronti di quelle persone che, come Valentina, la protagonista di questa storia, hanno basato la loro vita solo ed esclusivamente sulla carriera lavorativa, o peggio, sulla mondanità. Assolutamente queste persone le vediamo mentre si impegnano in un'arrampicata sociale, neanche tanto faticosa, e giorno dopo giorno, con grande egoismo, tendono a costruire un muro impenetrabile dai sentimenti. Così spesso da non essere raggiunto neppure dalla morte di chi con un grande sacrificio l'ha tirato su, come in questo caso la morte del padre di Vale. D'altronde per queste persone la cosa indispensabile rimane la corsa ai like su Facebook, lì proprio dove si annidano, diciamo, tutti gli amici fidati, che è proprio come si amano spiare ed insinuarsi nella vita altrui. Personalmente credo che l'abuso di social sia una trappola in cui ci può cadere facilmente, ma solo se lo si vuole, perché in un certo senso bisogna avere una predisposizione a non riuscire a distaccarsi dalla la vita reale da quella virtuale. E per quanto riguarda quest'ultima, quindi la vita virtuale, è chiaro che il problema non sta solo nella probabilità di imbattersi in profili fake, pedofili, truffe, di cui tanto si parla, ma anche nel semplice fatto di sentire il bisogno ed entrare il bisogno compulsivo di aprire quelle finestre che sembra affacciarsi sul mondo ed entrare in contatto con esso. Quindi a girarsi tra una barrica e l'altra, alla ricerca sempre di affetti e attenzioni che spesso ci vengono proposte dalla vita reale, ma non ce ne accorgiamo in quanto proprio appunto impegnati a controllare notifiche, taggare, commentare, aggiungere, rimuovere, bloccare amici, quasi che possiamo considerare quasi inesistenti. E, d'altra parte, sono certa che i social ovviamente rappresentano anche strumenti di grande utilità, attraverso i quali apprendere ed ampliare i propri orizzonti. Per alcune persone rappresentano addirittura il modo attraverso il quale distaccarsi dai propri problemi e sentirsi per una volta, possiamo dire, una persona normale. Anche quando si è affetti da malattie mentali, come nel caso di Raffaele, il protagonista di Conchiglie. Tuttavia, anche in questo caso, la trappola dell'abuso di tale strumento è dietro l'angolo. Bisogna prestare quindi attenzione e questo è richiesto soprattutto da chi segue questi soggetti che presentano tali problematiche. Raffaele, per esempio, ossessionato dalle conchiglie, considerava la conchiglia madre il suo iPod. E questo oggetto, infatti, che lo incatena a sé, ma allo stesso tempo lo fa sentire libero e dinamico nel suo mondo misterioso.
Quindi il legame con familiari e amici è ciò che riesce a rendere importante uno dei più banali gesti che hanno bisogno di parole e quindi mani che si intrecciano, braccia che si afferrano, occhi che si specchiano in altri occhi, cuori che battono, odori che stuzzicano il naso, suoni, percezioni, brividi, quindi insomma quelle emozioni che mai potranno giungere nel mondo virtuale quasi deserto nonostante i milioni di iscritti, qual è appunto Facebook. Lo voglio, mi devi dare quel foglio, tanto ce l'hai sicuramente sul computer, quindi lo voglio, perché mi fa tra l'altro molto piacere che tu abbia parlato proprio di conchiglie, perché oggi è il 2 aprile, è la giornata internazionale per la sensibilizzazione all'autismo e Raffaele è un ragazzo autistico. Raffaele è un personaggio che a me piace molto, è uno dei pochi personaggi positivi di Facebook, perché nella sua follia, nella sua incapacità di vedere le cose reali, comunque ha una linea, che sono appunto i suoi zigzag, i suoi modi di vedere le cose, però è rimasto puro come siete puri voi. Noi nasciamo puri, il problema è che la società ci sporca. E quello che a me piace sottolineare, e forse la ragione reale per la quale scrivo, oltre quella di liberarmi di miei pensieri negativi, è proprio quella di dare qualche minimo accenno di luoghi che sono dentro di noi dove si possa ritrovare questa purezza, dove si possa non perdere questa purezza. È un problema grosso, perché poi tu mi hai citato due personaggi che sono proprio gli antitesi. Abbiamo la purezza e l'arrivismo, quindi due facce di una medaglia che purtroppo è umana. È molto facile passare da una parte all'altra. Io su questo volevo anche chiedere ad Antonio qualcosa, se possiamo aspettare un attimo, perché abbiamo parlato di corruzione, abbiamo parlato di arrivismo, abbiamo parlato di tantissimi concetti. Io vorrei da te una riflessione, non solo da magistrato, ma anche da persona. In verità anche a me ha colpito molto la domanda sulla corruzione, perché è chiaro che la domanda non richiedeva, non poteva richiedere in questa sede una risposta in termini tecnici cosa si può fare per combattere la corruzione. È una domanda che riguarda la corruzione interiore, infatti tu hai risposto su questo. Quel personaggio proprio, quello di Ornella, alla fine si ritrova col suo computer a consultare il conto in banca, il conto segreto, cioè in banca, il conto segreto, segreto anche al marito evidentemente, che aveva in banca dove aveva accumulato tutti i proventi delle sue attività illecite, appunto della corruzione. Ma in realtà tutto cominciava e finiva lì. Cioè la domanda che ci dobbiamo fare rispetto a questo è: Perché si fanno quelle cose? Tu dicevi prima, se uno è mosso dalla fame, è un altro discorso, ma quasi non va bene uguale, siamo chiari su questo. Però lì, diciamo, la motivazione è quella così immediata. L'altro giorno un collega mi diceva che addirittura stavano denunciando un signore che stava rubando nella cassetta delle offerte per i poveri. E qui arriviamo al cortocircuito, cioè la cassetta è per i poveri, il povero sta andando a te. Però lì, diciamo, nel quadro, come dire, dei bisogni primari, e lì le risposte devono essere altre. Però quando non è così, e quasi mai è così, quasi mai è così. Anzi, forse le persone più sono umili, più hanno, più sono alle prese con i problemi concreti e quotidiani della sopravvivenza, e meno hanno questi grilli per la testa. Prima diceva la dottoressa, tutto questo sistema, ovviamente passa oggi in parte dai social, ma non solo, evidentemente, ha creato dei bisogni. Quindi la domanda è perché? Perché noi ci dobbiamo chiedere quali bisogni stiamo cercando di soddisfare? Sono veramente i nostri bisogni? La signora che accumula 900.000 euro, non mi ricordo la cifra esatta, accumula tutti quei soldi e non sa neanche cosa ci deve fare. Vuol dire che è dentro un sistema più grande di lei, nel quale lei stessa ha perso di vista il perché fa le cose. Io mi ricordo
non faccio nomi, ma sono fatti vecchi, dei personaggi della prima Tangentopoli, del settore sanitario, che avevano la casa, dentro la casa avevano i lingotti, gli obloni nel divano, cose assurde che non avevano più niente a che fare con la loro esistenza, con i loro reali bisogni. Quindi la risposta alla corruzione è sì, ovviamente di tipo tecnico, perché poi il mondo purtroppo è fatto di questo, però prima ancora è appunto la risposta a questa domanda: perché facciamo le cose? E torniamo alle prime parole di questo incontro: chi siamo noi? Perché facciamo le cose? Quali bisogni veramente abbiamo e quali invece ci sono etero imposti, e quindi facciamo delle cose anche terribili senza neanche sapere noi stessi perché? Quindi anche a me ha colpito molto questa domanda, perché è la corruzione che è dentro ciascuno di noi e che deriva dal desiderio di fare cose che in realtà non ci appartiene nemmeno. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo, non abbiamo bisogno di avere milioni di euro sul conto in banca, non abbiamo bisogno di apparire in un certo modo, non abbiamo bisogno di essere noi stessi, degli affetti, perché poi ciascuno di questi personaggi del tuo libro, poi alla fine si ritrova, io ho letto la citazione finale di Foscolo, che chiude proprio, cioè, è il filo conduttore di tutto il libro, senza affetti non siamo niente, non siamo niente. Quindi, secondo me la risposta è sì. E tra il resto aggiungo che è un po' il senso che fa nascere la 'ndrangheta, perché questa voglia di accumulare soldi per accumulare potere poi è il comune denominatore, perché tutto quello che sta venendo fuori della grossa 'ndrangheta, tra il resto, scusami, quello che prendeva i soldini dall'offerta, tutto sommato magari aveva letto il giorno prima che Bertone si era fatto l'attico, quindi ha detto: tanto non vengono utilizzati per fin di bene, io perlomeno mi mangio una pagnotta. Chiudiamo qua, la prossima domanda. Sì, dobbiamo far salutare l'assessore. Prima di procedere ci saluta l'assessore. Assessore Federica Rocisà. Buongiorno a tutti e sono contenta di essere qua per una serie di motivi. Il primo è per Paola, perché devo dire la verità, ho avuto modo di conoscerla qualche mese fa e è nata una sorta di affinità elettiva e non solo tra di noi, una persona che stimo molto. E poi perché è gioiosa, di fatto è un paese dove vengo spesso con piacere sia per il sindaco che per tutti i cittadini. E poi, non da ultimo, perché il libro è davvero bello. È, secondo me, una... come ti posso dire, la prima cosa che ho pensato dopo averlo letto è che è come un neorealismo aggiornato ai tempi moderni, cioè un Moravia che mi rendo conto che come paragone è altissimo, però è neorealismo moderno proprio quotidiano, non moderno a livello di stile letterario, è quotidiano, è un po' quello che siamo noi, la tensione continua nel cercare di capire alla fine qual è la vita reale e quella finta, o avere un atteggiamento come può essere quello della varichina, che sinceramente mi ha un pochettino colpito, perché un po' era realmente cercare di ripulirsi da un'immagine dalla mente e dopo perdersi un po' tra quello che di fatto è reale e non reale. Ed è un po' quello che capita anche a noi quotidianamente. Ogni storia di quelle raccontate in Facebook è un po' una parte di noi, in quello che facciamo ogni giorno sui social, non capire veramente qual è il confine tra la realtà o meno, come chi fa il profilo, ha il profilo finto e cerca di trovare altre persone pensando che anche loro possano avere un altro nome, che un pochettino ti complica anche la vita. Io quello che voglio dire, e poi veramente sono curiosa più che altro di sentire le vostre domande a Paola e di ascoltare le sue risposte, quello che voglio dire è che secondo me oggi come oggi pensare di stare senza social è impossibile, e ha ragione la nostra scrittrice quando dice anche che probabilmente è una forzatura anche toglierlo dai certi uffici, perché comunque pensate anche a chi fa politica, va bene che ora abbiamo i telefoni per cui siamo sempre collegati, però di fatto la connessione sui social ti serve, non devi che tu la togli dal computer dell'ufficio perché fisicamente ce l'hai con su altri dispositivi.
però è una parte ormai della nostra realtà. Mentre prima era considerata come una realtà virtuale lontana da noi, ora siamo consapevoli, dobbiamo essere consapevoli che è una parte della nostra realtà. E alle giovani generazioni quello che voglio dire è che proprio perché è una parte della nostra realtà, quando siamo sui social non dobbiamo pensare di essere altro rispetto da noi o di essere liberi anche di fare cose che altrimenti nella vita reale non avremmo fatto, come offendere o attaccare persone. E questo è secondo me un confine che è importantissimo da marcare, soprattutto tra i più piccoli, perché tante volte i social nascondono anche degli aspetti negativi, un po' il cyberbullismo per esempio, le persone che non conosciamo che ci possono avvicinare. Questo è un confine che noi dobbiamo avere chiaro, marcato, perché come nella vita di tutti i giorni, come nella vita reale, nel concreto, al di fuori dei social, noi dobbiamo essere sempre noi stessi, e per essere noi stessi dobbiamo essere leali con noi e gli altri, e veri, non pensare di essere finti o costruiti o artefatti perché magari ci può difendere o ci nascondiamo dietro un nome finto, perché comunque siamo noi e non è neanche corretto nei nostri confronti. Chiudo davvero ringraziando Salvatore per aver organizzato Nicodemo per aver organizzato e per aver anche invitato me, e sono davvero curiosa di sentire le vostre osservazioni e le risposte di Paola. Grazie. Buongiorno, sono Michelle, volevo chiederti, date le cose presenti nell'ultimo capitolo, ovvero una cosa non era avvenuta se non era comparsa sul tuo profilo Facebook, oppure non aveva senso se non totalizzava qualche centinaia di like. Secondo te, quale sarebbe il modo per combattere questa novità virtuale che, pur avendo del positivo, noi tendiamo a tenere solo il negativo? Nella comunicazione si dice che, soprattutto nella comunicazione pubblica, ed è una cosa terribile, non è importante fare, non è importante fare bene, ma è importante dire bene di aver fatto. Questa frase è uno stravolgimento di un mondo in cui la comunicazione è diventata il frutto di popolarità. Ormai sempre più aziende, personaggi, politici dello spettacolo, singoli imprenditori utilizzano la comunicazione come mezzo per uscire. Ed è purtroppo questa società che ci ha consegnato un mondo, dicevamo prima, gassoso. Qualche giorno fa sono stata a Cittanova, non so se avete mai letto qualcosa di Serge Latouche. È un filosofo, un pensatore, un genio dei tempi moderni, che teorizza la decrescita serena, ovvero secondo lui questa società è orrenda e sbagliata perché siamo riusciti a cambiare tutti i parametri, abbiamo perso di vista l'umanità, abbiamo perso di vista l'etica, la morale, perché siamo sempre alla rincorsa di qualcosa che in realtà non c'è necessario. Ora è uscito il Samsung 7 Edge, allora il mio Samsung 4 non va più bene, io devo avere l'Edge. E già il Samsung 4 è una cosa che può funzionare, ed è un esempio banale, però siamo talmente bersagliati da informazioni, da comunicazioni che ci dicono ciò di cui noi dovremmo aver bisogno, che non è ciò di cui noi abbiamo bisogno realmente, ma alla fine è più facile credere che sia così e ricorrere. Anche da qui arriva la rincorsa al soldo, perché è ovvio che se io, per essere felice o comunque per essere, devo avere quegli strumenti che la società moderna mi dice di dover avere, in automatico cerco soldi, in automatico diventa più facile che mi faccia corrompere, in automatico diventa più facile che io perda di vista i valori fondamentali, quelli umani, e diventi disumano. Latouche teorizza un modo molto semplice: intanto capire che quella che noi chiamiamo crescita non è crescita, perché questo mondo sta in decrescita totale e continuiamo a far finta che. Lui fa un esempio bellissimo, dice come una stella. Noi vediamo una stella, la vediamo con luce pura, crediamo che sia viva, in realtà è morta da tempo. La società occidentale è come una stella morta, che ancora riflette una luce, ma non ce l'ha più, non è più sua, non le appartiene più, ha già vissuto. Recuperare i valori normali,
E un telefonino va bene, non hai bisogno del secondo, non hai bisogno dello sneakers. Ho visto che siete in molti collezioni, non qui, però vedo in giro che ora va di moda quest'anno la sneakers rossa, ma se ce l'avete giallo usatelo ugualmente, non è che deve averla rossa. Purtroppo ci stanno condizionando, non è che noi fossimo differenti, quando ero io della vostra età, c'era l'età dei paniari, quindi dovevi per forza andare in divisa con la Timberland, il Moncler. Purtroppo ci creano, avete letto Orwell? Non lo so se ve l'hanno fatto leggere, se non ve l'hanno fatto leggere, leggetevelo voi. C'è un libro, 1984, è un libro che Orwell ha scritto alla fine della guerra, nel 48. Questo genio, perché è un genio, un profeta veramente, un genio, nel 1948, quindi immaginate nel 48 che cosa c'era, la distruzione e la ricostruzione del mondo, ha profetizzato un mondo che, se voi leggete oggi 1984, dite vabbè, è oggi, è esattamente oggi, è un mondo in cui ci sono dei controllori e ci sono delle pecore e non c'è nient'altro. Lo stesso Zuckerberg, che ha avuto questa visione spaventosa del mondo, costruendo uno strumento che ormai è di uso comune, perché se non sei su Facebook veramente non esisti, cioè quello che diceva la dottoressa prima è verissimo, ovviamente ha fatto una cosa commerciale, e non solo ha fatto una cosa commerciale che gli dà tanti profitti, ha fatto una cosa in cui è lui a decidere quello che tu vuoi. Non vi rendete conto che nella vostra home page non compaiono tutte le notizie di tutti i vostri amici, ma solo alcune? Ci sono dei motori di ricerca che ragionano al posto vostro, che hanno il cervello vostro e vi portano a pensare quello che loro vogliono, per poi orientarvi con la pubblicità di quello che in quel momento pensano che possa essere di vostro gradimento, che comunque vi possa stimolare. Qual è la ricetta? La ricetta è iniziare a recuperare il senso che diceva la dottoressa di un contatto, di un odore, di uno sguardo, di una condivisione reale. Condividere e condividere non è solo condividere su Facebook. Poi va benissimo Facebook. Io sono entrata in Facebook quando in Italia ancora non si parlava di Facebook e lo utilizzo come strumento, uno strumento spettacolare. Ho conosciuto persone meravigliose tramite Facebook. L'importante è andare avanti. L'importante è continuare tutte le cose che si fanno a farle con delle domande, ma non quelle che ti dice Facebook a cosa stai pensando ora. Le domande che servono ad andare avanti, che servono a differenziare l'essere umano da un numero, da un individuo. Diceva la dottoressa, siamo individui, no, peggio, siamo profili, che è ancora peggio, perché proprio siccome siamo profili, alla fine viene da mettere la foto in cui sei meglio, ovvio che non metti la foto in cui sei male, viene da mettere lo status che ti sembra più carino rispetto a quello che ti sembra meno carino, senza rendertene conto, entra in questo loop. Quindi o decrescita serena, rendiamoci conto che la vita non è avere quello che ci dicono che dobbiamo avere, ma avere contatti, avere valori, avere amicizia, avere condivisioni reali, vivere, questa è la vita. Rappresentare la vita non è vita. Ciao, io sono Francesca e vorrei toccare un argomento che ha toccato poco fa la dottoressa, che è quello del bullismo. E ti chiedo perché hai deciso di fare riferimento alla criminalità organizzata piuttosto che riferimento al razzismo o al bullismo, che sono situazioni più nascoste della criminalità organizzata per noi ragazzi. Hai ragione. È che il bullismo, come il cyberbullismo, è talmente insito in noi che, ed è talmente vivo, frequente, che parlare di questo e fare riferimento a questo è come parlare del cielo. È una cosa che esiste. È una cosa che io tratto in tutti i racconti, perché comunque è bullismo il prevaricare gli altri, ma non c'è bisogno di definirlo. Quando io ti parlo di cielo non ho bisogno di dirti che cos'è il cielo, lo sai che c'è. Purtroppo il bullismo è un problema che esiste, quindi o tu ti vai a scrivere qualcosa solo su quello, io l'ho fatto, il primo libro che ho scritto, che è Ius Sanguinis,
è un libro in cui ho raccolto e raccontato storie della Calabria bella e della Calabria brutta. Ci sono quattro protagoniste femminili, quattro storie molto forti. Una protagonista femminile è proprio, tanto per citare di nuovo Mario, è proprio la figlia di Mario, Roberta, che racconta la sua storia di Luca. Un'altra è Federica Monteleone, la ragazza che è morta di anossia cerebrale qualche anno fa a Vibo. E la terza è Alice, una vittima di bullismo, non cyber ma anche cyber. O tu vai a trattare l'argomento in modo molto forte, non dico dando delle risposte perché magari avessi delle risposte, ma ponendoti le domande giuste, o accennare una cosa tanto per accennarla diventa un esercizio, non diventa uno sviluppo del tema. Le storie che sono su Facebook e le vite che sono su Facebook sono tutte storie di bullismo, perché nel momento in cui una persona violenta la propria umanità e l'umanità degli altri, i valori, in quel momento stesso è bullismo, fa bullismo. Non è magari il bullismo classico, non è configurabile esattamente come uno stalker, però di fatto è un anticipo di quello che poi è lo stalkeraggio. Quindi secondo me è intriso di bullismo senza che questo venga fuori. Come non ho parlato di sentimenti, proprio perché secondo me la vita è piena di sentimenti, ma le storie che io ho raccontato sono così negative che non possono avere sentimenti. È proprio una scelta specifica. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Natalia e frequento l'Istituto Tecnico per il Turismo, ma non avrei una domanda ma un intervento. I social network per noi giovani sono molto importanti perché ci permettono di comunicare e di dire liberamente ciò che pensiamo. Ma la mia riflessione quest'oggi è: facciamo sempre un giusto utilizzo di Facebook e soprattutto siamo sicuri di conoscere il mondo virtuale che tanto si affascina ma che purtroppo nasconde tante insidie. L'autrice fa riferimento nel libro a come Facebook molte volte sia un mezzo che permette all'uomo di nascondersi in un guscio e vivere una realtà virtuale, creandosi il proprio piccolo mondo vaccato e non curandosi del mondo reale. I social nel giorno d'oggi vengono considerati indispensabili, chi di noi non ne ha almeno uno? Questo perché spesso sono un modo di esprimere e esprimersi. Molte volte è semplice di nascondersi dietro un PC piuttosto che parlare faccia a faccia. Quello di internet è sicuramente un mondo affascinante che però può creare dipendenza o può farci chiudere con il mondo esterno perché siamo troppo impegnati a cercare quello online, a controllare gli amici, like e tutto il resto. La soluzione forse a questo problema è un uso moderato dei social e vivere la vita vera senza essere schiavi di un computer o di un social. Grazie per l'ultimo intervento. Io faccio la domanda a te, tu lo fai? Riesci a vivere la vita vera e la vita social? Non sempre, forse non sempre, però diciamo che ci provo. E ti faccio un'altra domanda, quando ti rifugi, togli la E, e quindi invece di essere un animale sociale diventi un animale social, lo fai perché sei più triste o perché sei più felice? Perché sono più triste a volte. Sì. Quindi la solitudine tu la sviluppi sui social? Non sempre. Dipende sicuramente dalle situazioni, però molte volte sì, mi ritrovo magari quando sono più triste a utilizzarli di più rispetto a quando sono felice. Quando sono felice mi godo la mia felicità e vivo la vita sociale e non social. Tu hai centrato perfettamente il tema sul quale io ho scritto Facebook, perché il rischio dei social è che la solitudine, invece che condividerla e quindi viverla facendosi aiutare dalle persone che ti vogliono bene, facendosi aiutare dai sentimenti a uscirne, diventi il rifugio costante e diventino tante solitudini una dietro l'altra, unite semplicemente da uno strumento virtuale. Però se riesci ad avere vita reale e vita sociale e vita social va benissimo, cioè Facebook è assolutamente, come tutti gli altri mezzi, un mezzo importante. L'importante è non abusarne. Ciao, io sono Chiara.
Prima abbiamo parlato della donna dell'ultimo racconto e ora io ho una domanda da farti a proposito. La donna dell'ultimo racconto, appunto, come dicevamo, è una donna sola che si crea questo alter ego su social network, in cui magari si sente più intelligente, più forte, con tanti amici. E tende a dimenticare la realtà, infatti si distacca così tanto che dimentica l'ultimo dell'anno. Ora, secondo te, come ci possiamo difendere da questi social che comunque ci stanno controllando la vita, diciamo? Vivendo, solo vivendo. Non dovete difendervi, la domanda è bellissima comunque. Non dovete solo difendervi, cioè non c'è bisogno di difendervi dai social. L'importante è non rifugiarvi nei social. Il pericolo è rifugiarvi nei social, cioè pensare che il social possa sostituire la vita reale. Il social è un mezzo, è uno strumento, è come un telefono, è come una scarpa. Tu non puoi vivere in funzione della tua scarpa. La scarpa è quella che ti metti per camminare, per non farti male ai piedi. Il social deve essere esattamente come una scarpa, come un telefono, come qualsiasi strumento che tu usi. Se diventa l'unica ragione di vita tua, lì è un problema. Ed è esattamente la ragione per la quale è importante farsi delle domande e riuscire a comprenderlo. Poi il social va benissimo, cioè che non passi la voglia di demonizzare il social. È ovvio che quando si fa un'opera di narrativa si cerca sempre di andare alle esagerazioni che possano portare a delle riflessioni appropriate. Come ti dico, io social lo amo, tutti i social li amo, li trovo uno strumento spettacolare. L'importante è capire che è uno strumento, che non è la vita. Vivi come stai facendo, va benissimo, ogni tanto posta pure quello che fai su Facebook, che così magari contagi qualcuno alla vita reale. Salve, io sono Jennifer, frequento il TT, e appunto le volevo chiedere, lei prima ha citato Orwell. Eravamo al tuo, Le voglio chiedere. Lei prima ha citato Orwell, però falso. No, va bene, vai. Secondo lei, comunque, col suo romanzo 1984, lui ha anticipato la società appunto di oggi o doveva ancora passare tanta acqua sotto i ponti, diciamo? No, lui ha anticipato proprio la società di oggi. Il romanzo di cui abbiamo parlato, che veramente vi servirebbe leggere, c'è anche un film, se non avete voglia di leggere il libro, c'è un film che è stato tratto, che è stato bellissimo, che è Brazil, è liberamente tratto dal libro, quindi la storia è un po' differente, però il senso è quello. È una società assolutamente, è un romanzo distopico, quindi il contrario esatto dell'utopia, nel momento in cui parli di utopia, noi abbiamo, questa è la patria di Campanella, quindi la città del sole, l'utopia per antonomasia. La distopia è il contrario, cioè quello che non si vorrebbe che succedesse mai, le peggiori paure, i peggiori incubi, le parti più grette dell'uomo che diventano società. In 1984 Orwell questa società ha fotografato, cioè una società orrenda, una società controllata, una società dove c'è un grande fratello che è una televisione, in un momento scritto, in un momento in cui la televisione non esisteva, che è nelle case di chiunque. Nelle case di chiunque non solo si fa guardare e quindi manda messaggi univoci, dittatoriali, che sono quelli che il potere decide di dare, ma addirittura controlla, esattamente come succede oggi con le televisioni di nuova generazione, in cui si incrociano i social con la televisione, quindi tu nelle ultime televisioni che tra qualche anno avremo tutti in casa, hai un controllo totale. Non siamo ancora arrivati alla telecamera, ma secondo me arriveremo anche a quella. Quindi il mezzo della televisione diventa un mezzo di controllo totale in cui la parola libertà è bandita, in cui esiste una struttura governativa che di mestiere cancella tutto ciò che può far sognare le persone. Quindi cancella le parole come libertà, cancella la storia, riscrive la storia e vende un cibo precotto e preconfezionato, che è quello in cui l'uomo si annienta, il cittadino si annienta e diventa un idiota vegetale che gira.
non mi sembra che sia tanto differente dalla società che stiamo vivendo ora. Se tu la analizzi con gli occhi puliti di quello che è diventata la società, dov'è che siamo eterodiretti? Noi siamo comunque obbligati a dire determinate cose, a mangiare determinate cose, a vestirci in un determinato modo. Se io oggi voglio un paio di pantaloni con la vita bassa, se è di moda la vita alta, non avrò mai un paio di pantaloni con la vita bassa, perché c'è chi decide per me. È una stupidaggine, ovviamente. Però è il modo per farti capire come sono sempre gli altri a decidere per noi. E siamo esattamente in quel mondo. Lui ovviamente lo ha preconizzato nel 48, quasi un secolo fa, poco meno di un secolo fa. Noi ci siamo dentro e non ce ne stiamo rendendo conto. E continuiamo ad andare verso quella cosa. Per questo vi ho citato prima Latouche, che è un altro filosofo che sta cercando di dire: guardate che quella che vi chiamano crescita, quella che vi chiamano sviluppo, quello che vi chiamano tecnologia avanzata, in realtà è uno specchio per le allodole. Sono linguaggi per continuare sempre di più a intrupparci, a chiuderci il cervello. Siccome la vostra età il cervello non ce l'avete ancora chiuso, e quanto più studiate, quanto più leggete, quanto più seguite quello che i vostri insegnanti vi fanno fare, tanto più riuscite ad aprirlo. Fate in modo che non succeda come è successo alla mia generazione, che poi siamo entrati nella società cosiddetta lavorativa e lì ce lo siamo proprio chiusi il cervello, ed è la ragione per la quale siamo in queste condizioni oggi. Scusa, sono un secondo, perché nel 1984 c'era anche un altro aspetto, che era il fatto che veniva riscritto il vocabolario ogni anno, cioè ogni anno la dittatura eliminava parole, ogni anno il vocabolario era più piccolo, più ridotto, eccetera. Quindi la cancellazione della memoria da un lato e il ridimensionamento del linguaggio dall'altro. Anche in questo è stato profetico, abbiamo cominciato con gli sms, con il TGB, non usiamo più le parole perché vogliono limitare il nostro pensiero. Leggete i libri, leggete anche i libri noiosi, leggete le frasi lunghe, scrivete frasi lunghe, sono contento dei tuoi interventi scritti, lunghi, meditati, letti bene, perché tutto questo che stiamo dicendo è, come detto, profetizzato da Orwell, ma ancora può succedere di peggio, è tutto finalizzato a farci cambiare il modo di pensare, a semplificare il nostro modo di pensare. Noi non dobbiamo dimenticare, anche nel libro c'è l'elemento di crisi di tutto questo, che è una storia d'amore, non dico il finale perché voglio così, ma lo vanno a leggere, è una storia d'amore che mette in crisi tutto questo. Dentro di noi abbiamo le individualità, le particolarità, le emozioni, quel guizzo che mette in discussione tutto, lì dobbiamo tirarlo fuori e scardinare quello che ci vogliono imporre. Poi, come hai detto tu, i social devono essere utilizzati, sono uno strumento, ma fate caso a questo, che vogliono sempre farvi pensare attraverso un motore di ricerca, scelgono le parole per voi, vi tolgono la voce, perché le parole sono, come disse qualcuno, importanti, perché le parole esprimono la varietà delle parole, dei vocaboli, e ci aiutano a esprimere meglio quello che sentiamo. Solo questo. Hai detto solo. Buongiorno. Buongiorno, che bel colore di capelli. Grazie. No, veramente. Mi chiamo Chiara e vorrei porti una domanda. C'è stato un avvenimento particolare che ti ha portato a scrivere questo libro, ma soprattutto i fatti narrati sono storie vere o sono frutto della tua immaginazione, appunto per esprimere parte della tua personalità e le problematiche odierne? C'è stato un episodio particolare, sì, ed è raccolto nell'ultima storia, ed è esattamente quello di una conoscente che viveva così. Che viveva lavorando, poi si chiudeva in casa, si metteva col suo whisky e con le sue sigarette, a volte c'era anche qualche aggiunto nelle sigarette, e stava fino alle 4 o alle 5 del mattino a vivere nei social, con più profili peraltro, perché aveva il suo ufficiale col suo nome, il suo cognome e la sua foto, e poi aveva due o tre profili con cui interagiva col suo profilo, perché se nessuno likeava
quello che lei scriveva, coi profili finti, faceva lei movimentazione. E viveva così, completamente sconnessa dalla realtà. Questa cosa mi ha lasciato un po' perplessa, nel senso che ho cercato di evitarla più volte, però non c'è stato modo. Era proprio andata di cervello, una persona della metà, quindi una professionista peraltro. Da lì ho iniziato a guardare questo mondo con paura. Io sono entrata in Facebook con grande... prima con curiosità. Sono entrata nel 2005-2006, quando c'è stata la campagna elettorale la prima campagna elettorale di uno sconosciuto all'epoca, nero, tale Obama, Barack Obama. Io facendo di mestiere anche la comunicatrice elettorale, politica, comunque facendo comunicazione, leggo su riviste americane tutto quello che succede durante la campagna elettorale. C'era questo sconosciuto, totalmente sconosciuto signore che faceva la sua corsa e chi lo seguiva raccontava come tutta la campagna elettorale di Obama fosse basata su Facebook. Siccome io di Facebook non ne avevo mai sentito parlare, in Italia non era ancora arrivato, sono entrata in Facebook per vedere di che cosa si trattasse, per capire meglio un mezzo che per me era uno strumento di comunicazione dal punto di vista proprio lavorativo. E da lì sono entrata, non ne sono più uscita, poi poco per volta Facebook è diventato quello che è diventato, Obama è diventato anche lui quello che è diventato, quindi è cambiato molto. Ultimamente... in 10 anni cambia veramente completamente il tempo. Una volta c'era un pochettino più di lentezza nei cambiamenti. Nel momento in cui conosco Facebook, mi innamoro di Facebook e inizio a portare tutti i miei amici reali nel mondo di Facebook. Per una serie di ragioni, nel senso che mi capita di avere orari differenti. Io lavoravo fino a tardi, non riuscivo magari a sentire amiche molto strette. Il fatto di andare su Facebook e vedere che avevano postato qualcosa mi faceva stare tranquilla, perché dicevo stanno bene, non le ho sentite, però hanno messo la foto della bambina che è andata al parco giochi, quindi sono andati con la bambina al parco giochi. Io lo vedevo in questo modo. Poi poco per volta sono arrivate tante richieste, tanti nuovi profili che mi chiedevano di persone sconosciute, perché è ovvio che per quanti amici tu abbia reali, per arrivare a cospicui numeri di amici su Facebook devi avere amicizie di persone che non conosco. Ho conosciuto bellissime persone anche, che poi ho conosciuto anche nella vita reale. E ho tanti amici che sono amici di Facebook, però non conosco. Ho iniziato a vedere delle storture del meccanismo, finché questa amica che io avevo portato su Facebook, perché lei non sapeva che cosa fosse, quindi avevo parlato di questo strumento, avevo addirittura aperto io il profilo, ha deviato completamente la propria vita e la sua solitudine l'ha riversata tutta là sopra. Da quel momento è diventato indispensabile tentare di lavorare per comprendere la parte sbagliata di Facebook e si sono unite vite che purtroppo sì, sono reali, tutte 18. Alcune, come capita, cioè tu prendi lo spunto e poi metti della fantasia, quindi è ovvio che sono tutte lavorate con fantasia, sia per non renderle riconoscibili, perché non sarebbe carino nei confronti delle persone, sia anche perché comunque a volte le loro vite sono ancora peggio di come io le ho scritte. E quindi su alcune ho migliorato l'esempio. Purtroppo i personaggi di Facebook sono in mezzo a noi, cioè, proprio vivono tra noi. C'è gente così in giro, ce n'è tanta. E qualcuno di questi personaggi vive dentro ciascuno di noi. C'è un magistrato che assieme ad Antonio è sicuramente una ricchezza del territorio, che è Nicola Gratteri, che racconta sempre che quello che bisogna fare è uccidere il piccolo un grande tizio che è dentro ciascuno di noi. Ecco, l'operazione di Facebook è un po' questo. Io voglio uccidere i piccoli 18 personaggi di Facebook che sono dentro di me. Quindi cercare di fare in modo che non prendano sopravvento, conoscerli bene fino in fondo per evitare di diventare come loro. Ciao. Mi chiamo Chiara e volevo chiedere perché secondo lei gli adulti, come ha detto anche all'inizio, tendono a utilizzare i social in modo
meno responsabile rispetto ai giovani, perché comunque i giovani vengono sempre bacchettati magari per il fatto che passiamo molto tempo su Facebook, quando in realtà anche gli adulti fanno lo stesso. E quindi vorrei sapere perché secondo lei gli adulti tendono a passare molto tempo quando comunque dovrebbero aiutarci a vivere la vita reale. Intanto ti rivelo una cosa: non esistono gli adulti, proprio non esistono, e te lo dico da un'età in cui teoricamente, anagraficamente dovrei essere un'adulta. Gli adulti sono dei bambini cresciuti male che cercano di riscoprire la bellezza dell'essere bambini. Io quando ero piccola, l'avete studiato sicuramente tutti, Pascoli, il fanciullino di Pascoli, quando avevo la vostra età lo trovavo un idiota, cioè ritenevo che Pascoli fosse un povero deficiente che aveva scritto sta roba. Quando sono diventata grande ho compreso la grandezza di Pascoli. La grandezza di Pascoli è recuperare la parte pura, il fanciullino, per vivere meglio, perché la vita è quella del fanciullino. Gli adulti non sono adulti, sono dei fanciullini che hanno delle responsabilità più grosse, che purtroppo devono far finta di essere responsabilizzati, ma molto spesso non lo sono, in una società in cui è molto difficile essere responsabili e responsabilizzati. Il mezzo purtroppo è un mezzo che esce dalla nostra capacità di comprensione. Molti di noi sono scarsamente alfabetizzati anche a livello informatico, perché mentre voi siete nati con questi strumenti nella culla, e io la prima volta che mi è stato regalato un iPhone e l'ho posato, avevo mia nipote di due anni, mia nipote a 2 anni ancora parlava male e già smanettava sull'iPhone come se fosse la cosa più normale del mondo, e avevo delle difficoltà proprio a capire il meccanismo. Voi avete una predisposizione, cioè è uno strumento come un altro, come per noi è stata la televisione, che invece per i miei nonni era questa macchina incredibile, che mia nonna è morta dicendo l'han detto alla televisione, dunque è vero, perché ovviamente c'era questo modo di pensare. Sui social oggi gli adulti cercano di rincorrere, ma spesso non capiscono, quindi è un limite, non è che non siamo responsabili o che non comprendiamo proprio. Io ho amiche che mi scrivono sulla pagina pubblica pensando di scrivermi in privato, e quindi succedono delle cose terribili, perché magari mi parlano male di qualcuna che legge e dice ah come, perché purtroppo non c'è la conoscenza del mezzo. È come quando inizi a guidare una macchina che anche devi pensare se mettere la prima o la seconda, perché dov'è l'acceleratore, dov'è la frizione, non sai come fare. E noi siamo un po' così, siamo un po' nelle prime lezioni di guida, ecco, dobbiamo fare pratica. Poi purtroppo il mezzo è talmente assurdo per noi come mentalità che è difficile comprendere la portata del mezzo, ed è per questo che voi lo sapete usare molto meglio, ed è per questo che voi quando andate su Twitter arrivate tranquillamente a migliaia di follower e avete i vostri linguaggi, avete il vostro modo di spiegarvi, avete i vostri hashtag, che a volte ci sono degli hashtag che non si capiscono nemmeno, ma ci sono non so quanti, 200, 300 mila retweet su hashtag particolari, perché il mondo è il vostro, siete voi nativi digitali, non siamo noi. Noi siamo alla rincorsa, cerchiamo di comprendere, capiamo la potenza del mezzo, ma forse capiamo anche meno di voi la pericolosità del mezzo, e diventiamo responsabili per questo. Ciao, sono Federica. Mi ha colpito molto il fatto che nel libro tratti anche un'altra tematica molto attuale, cioè la bulimia. Perché hai scelto di trattare proprio questo tema? Cosa pensi di questo fenomeno che si sta diffondendo soprattutto tra noi giovani? Come l'anoressia, la bulimia è un problema. È un problema non tanto per il problema in sé, quanto per il fatto che la maggioranza delle persone, quasi sempre di sesso femminile, ma non necessariamente, perché adesso si sta sviluppando anche su persone di sesso maschile, non vogliono rendersi conto del fatto che è un problema e quindi lo negano. È un po' come il tossicodipendente che ti dice smetto quando voglio,
chi soffre di disturbi alimentari è convinto che in qualsiasi momento possa riprendersi. Io ho conosciuto persone che hanno avuto problemi molto forti, alcune sono riuscite a uscirne, altre sono ancora adesso in bilico tra la vita e la morte, arrivano a 35 kg, non hanno più niente, non hanno più un organismo che funziona. Raccontare la bulimia in un modo anche un po' scherzoso con una persona di successo, perché comunque la mia protagonista Marta è una bella persona, anche se fa cose che non sono belle, però è una persona in vista, fa la fotomodella, va in giro, ha la bella vita, frequenta belle persone rispetto a quello che ci viene raccontato come mondo, ovviamente. È stato un modo per mettere in parallelo lo schifo di quel mondo, quindi il fatto che comunque se entri in quel mondo c'è il compromesso, se entri in quel mondo diventi merce di scambio, con l'incapacità di comprendere i disturbi alimentari, che è probabilmente un problema che anche noi adulti non abbiamo compreso bene, perché ogni volta che io mi trovo con mamme, con figlie con questo problema, il modo di affrontarlo è vabbè, ma perché non mangia? Mangia figlia, e quindi fai passare, perché in genere si nasce anoressici e poi si diventa bulimici, perché nel momento in cui i genitori si accorgono dell'anoressia, in quel momento per compiacere i genitori inizi a mangiare tanto in modo compulsivo, e poi arrivi comunque sempre alla fine della tua vita organica, nel senso che l'organismo ne patisce tanto. La storia che ho studiato della bulimia non è tanto rivolta a chi ha problemi di disturbi alimentari, quanto ai genitori di chi ha problemi di disturbi alimentari, che non comprende che i disturbi alimentari non sono altro che un problema affettivo, diciamo psicologico, diciamo che è una malattia, si manda dai terapisti. In realtà molto spesso i genitori di oggi, per una serie di ragioni, non riescono ad essere presenti quanto i figli vorrebbero, e i disturbi alimentari sono la conseguenza. Quindi è più un monito per dire agli adulti: guardate che è un problema non psichiatrico, ma semplicemente affettivo, di mancanza di valori, che altro. È un problema importante, per questo ritenevo giusto parlarne. Adesso l'ultima domanda, così poi passiamo all'altra parte della mattinata. Buongiorno, sono Noemi. Mi ripeti il nome, che non ho sentito, sei stata presa dall'assessore. Ok, Noemi. Perfetto, bel nome anche. Grazie. Allora, prima la mia compagna ha fatto una domanda su perché si fa riferimento alla criminalità organizzata piuttosto che sul bullismo, e hai risposto che il bullismo lo si confronta con il cielo, ovvero che è una cosa ovvia. Ma perché voi più adulti di noi mettete come punto centrale ad ogni discorso la criminalità organizzata? Insomma, perché in questa terra è difficile non metterla come primo punto. Dire che la Calabria è una terra bellissima, dire che la Calabria è una terra meravigliosa, e non dire che c'è la criminalità organizzata, è come dire che non c'è il cielo, di nuovo uguale. In realtà la mia risposta sul cielo e sul bullismo non era per togliere o dare qualcosa alla criminalità organizzata, su questo ovviamente faccio rispondere e chiudere dal magistrato, che è la persona più competente in merito, quanto per dire che il bullismo è un fenomeno veramente che c'è, cioè non è il cielo, è che parlarne sottolineandolo è come dire che c'è il cielo, esiste. La criminalità organizzata anche, purtroppo, è giusta la domanda, perché forse alla vostra età non avete ancora compreso bene il meccanismo. Però il bullismo è il germe, è il germoglio da cui può arrivare, a cui guarda la criminalità organizzata. Cioè è ovvio che la criminalità organizzata, nel momento in cui va a cercare in persone che hanno caratteristiche di bullismo.
Ed è una forma di criminalità organizzata anche quella, secondo me. Quindi non ci sono molte differenze e ti assicuro che i meccanismi umani, cioè è un problema umano prima che sociale, i meccanismi umani che portano una persona a fare un'azione di bullismo e poi a andare a fare il giuramento nella criminalità organizzata sono molto molto simili dal punto di vista umano. Poi dal punto di vista sociale lascio la parola ad Antonio. No, io volevo dire solo questo perché mi ha colpito molto questa domanda. Io sono in Calabria dal 2003 e quindi molti di voi erano giovanissimi, nel 2003 eravate ancora più bambini probabilmente. Prima, fino a pochissimo tempo fa, non si parlava così tanto di criminalità organizzata in Calabria. Non si parlava quasi per niente di criminalità organizzata in Calabria. Questo sta succedendo, e secondo me è un bene, da pochi anni, forse dal 2005-2006 in avanti. Io capisco che sentirne parlare troppo può creare una sorta di rigetto, diciamo, a un certo punto. Neanche io sono calabrese, anche se ormai pure io mi considero adottivo, diciamo, della Calabria. Però è importante, perché è chiaro, parlandone tanto, parlandone forse troppo, se ne può parlare anche male o nel modo sbagliato, però è importante che voi familiarizzate con queste informazioni e le andate a cercare, perché poi torniamo anche al tema di prima, si tratta di capire chi decide che cosa del vostro futuro. Perché prima dicevamo di 1984, nel libro era lo Stato che decideva tutte queste cose, che imponeva tutte queste cose, perché è una critica agli stati nazionalisti, siamo nell'immediato secondo dopoguerra, quindi lì era individuato il soggetto, cioè la dittatura, qui non sappiamo tutto questo di cui abbiamo parlato oggi, questo sistema di cui abbiamo parlato oggi, queste imposizioni di cui abbiamo parlato oggi, chi è veramente che le decide. E chi è veramente che ne trae profitto? Sì, ci sono le società, ci sono le multinazionali, però non riusciamo a individuare una fascia, un'entità che possiamo criticare, che possiamo combattere, che possiamo cercare di cambiare. È tutto molto, molto complicato. Allo stesso modo nella criminalità organizzata. Qui sul vostro territorio vengono prese decisioni che riguardano la vita concreta di tutti voi ogni giorno, da parte di soggetti che voi dovete sapere chi sono, dovete sapere, se dovete decidere se vi piace o no che qualcuno decida al posto vostro, che non ci sia democrazia, che non ci sia possibilità di eleggere rappresentanti nelle istituzioni in maniera democratica, o se questo avviene, in che misura avviene, se voi potete partecipare alla vita democratica delle città dove vivete. Non vi dovete meravigliare se si parla tanto di criminalità organizzata, dovete anzi andare a cercare queste informazioni, dovete trovarle voi, dovete documentarvi, dovete sapere cosa succede nel posto dove vivete. Le decisioni della vostra vita le dovete prendere voi nella misura in cui lo potete fare e dovete sapere invece chi vi vuole imporre le cose in modo da impedirgli di farlo. Allora, sì, possiamo quasi concludere questa prima parte. Lucia Mazzaferro, Antonio Straffalaci, Giuseppe Attacchi, Maria Carmen Codispoti, Francesca Di Masi. Chiedo sì. Ecco, il dottore Antonio De Bernardo premia Silvia Bruzzese. Ecco, la premiazione di Francesca Femia. Paola premia Lucia Mazzaferro. L'ingegnere Danila Porta. Grazie, così fanno. Antonio Straffalaci. Antonio. Prego, complimenti. Possiamo averlo quel lavoro poi? Grazie. E la dottoressa Maria Grazia Muri, prima Lucia Mazzaferro. Allora,
Dottoressa Muri. Francesca Di Masi, sei rimasta? Sì. Francesca Di Masi, premiata dall'ingegnere Danilo Porta. No. È rimasta ancora Maria Carmen Codispoti? No, non l'abbiamo data. Io volevo dare un attestato ai dirigenti scolastici o a chi li rappresenta dei due istituti, dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Marina di Gioiosa e del Liceo Scientifico di Gioiosa Ionica. Vediamo chi ritira. E poi giustamente a Paola Bottero che ci ha onorati. Allora, un membro del Club Onesco, il dottore Prestia, che consegna. Per il Liceo Scientifico mi sembra che c'era la professoressa Morrone, se non sbaglio. Sono atti formali dovuti questi, eh. Grazie. Naturalmente a Paola Bottero, che è stata, diciamo, l'autrice di questo straordinario libro, e non solo, che io vi invito a leggere altri libri che, se venite alla Proloco, vi farò avere, perché devo riconoscere a Paola Bottero di aver avuto il merito e la sensibilità di donare parecchie copie dei suoi libri che ha prodotto in questi anni per poterli fare conoscere a Gioiosa. Noi li daremo con grande piacere, perché sono dei libri molto molto importanti. Paola, questo è un piccolissimo pensiero che noi ti riconosciamo. In chiusura, un commento finale del dottore De Bernardo, che io ringrazio infinitamente. Non mi stancherò mai di ringraziarlo per la sua partecipazione, sapendo giustamente dei molteplici impegni che ha. Io vorrei una breve considerazione della giornata, che mi sembra che sia stata abbastanza positiva. No, come dicevo all'inizio, la presenza dei ragazzi è la cosa più bella, è quella che ci dà speranza per il futuro, quindi complimenti agli insegnanti, li faccio pure io, li faccio miei, perché si vede che c'è un grande lavoro, però insomma la materia prima mi sembra che ci fa sperare bene per un futuro migliore per tutti, quindi continuate così, mi è stato un grande piacere per me, sono divertito e grazie.